Lazzarato, anche Vallelunga. Un cordiale buonasera da me, che sono Luca Lazzarato, e dal nostro regista Stefano De Martini. Ciao Stefanino! Ciao, buonasera a tutti, benvenuti sul canale Renault Italia e benvenuti a questo quinto round finale di Vallelunga Clio Cup eSport Series. Siamo alle battute finali, Luca? Eh sì, siamo arrivati ormai, come si dice, con il caldo siamo arrivati ai titoli di coda in questo fantastico e bellissimo campionato del Clio Cup. Ti dirò che onestamente mi sono preso la briga di andare a guardare le gare antecedenti a questo ultimo appuntamento ed è stato veramente entusiasmante vedere i duelli che si sono svolti su questo campionato fantastico, perché abbiamo visto dei personaggi tipo Yelmini, Faccin e tanti altri, Zeni, fare dei sorpassi dove umanamente non fosse possibile, ma loro lo hanno fatto. Sei d'accordo con me? Assolutamente, ci hanno fatto vedere una guida di altissimissimo livello e poi hanno saputo interpretare al meglio questa vettura, questa Clio Cup 1600 Turbo sul simulatore, perché le lotte sono state quanto più verosimili possibile e anche molto molto agguerrite e con tanti colpi di scena. Assolutamente sì. Stasera purtroppo siamo così in mancanza dei protagonisti tipo Ciriello e tanti altri tipo Ninci. Ci sono state alcune defezioni, ma lo sappiamo ormai, il Clio Cup reale è alle porte, i signori si stanno scaldando, sono impazienti di rimettere, come si dice, il proprio abitacolo a calzare addosso e provare l'emozione della guida reale. Penso che sia comprensibile che molti di loro abbiano così avuto questa defezione in vista della ripartenza del campionato reale. E noi gli mandiamo tutti i migliori auguri, perché è giusto avere sì. Il motorsport in pista ed è giusto poter godere delle prestazioni di questi piloti che abbiamo avuto la fortuna di commentare in questo periodo purtroppo lontano dai circuiti reali, sì. Però ci aspettiamo di ritrovare tutta la sportività e la diciamo combattività dei piloti anche in pista nella serie reale della Clio Cup e in tutte le altre serie dove questi grandi piloti si sono cimentati stasera, senza lasciare fuori anche la Press League organizzata da Renault Italia. Ci ha regalato veramente dei grandissimi piloti virtuali, Faccin sempre tra le prime posizioni, ma anche Palumbo, anche mi viene in mente Azzori, mi vengono in mente tutta una serie di piloti che è stato un piacere guardare, insomma, ora in questo momento. Partono adesso le qualifiche. Eh sì, partendo adesso le qualifiche, questi signori adesso ci regaleranno 20 minuti adrenalinici per, come si dice, le due sessioni di qualifica di questa gara. Vedremo chi sarà colui che riuscirà a portare via la prima pole position di questa prima qualifica ufficiale sul circuito Piero Taruffi Vallelunga di Roma, e stiamo a guardare cosa succede in pista. Circuito particolarmente tecnico e interessante perché la carreggiata è larga, permette tantissime traiettorie, tantissimi duelli, ha dei punti di staccata veramente iconici e abbiamo due new entry stasera, uno della Press League che è Stefano Guastaveglia che sostituisce appunto Palumbo e poi si aggiunge Francesco Mariani tra i sim driver per la Faro Racing. Intanto voglio dirti che Faccin ha vinto matematicamente il campionato per la Press League dopo la gara del Mugello. Ha fatto praticamente un cappotto a tutti e si è aggiudicato il titolo. Tanto di cappello, chapeau a lui e sinceramente, come dicevo nella gara del Mugello, è uno dei miei beniamini. Eh sì, sì, ha fatto una grandissima prestazione al Mugello, ma anche nelle gare prima e dall'inizio che Faccin si sta imponendo su questo campionato. C'è diciamo una mezza, come ti posso dire, un mezzo dente che si viene mangiato, perché l'assenza di Azzori nelle ultime gare poteva un po' scombinare la classifica della Press League, invece purtroppo il pilota è dovuto si è dovuto sostituire, quindi insomma
ha aperto la strada della Press League a Michele Facin, che comunque ha fatto vedere sempre una guida di altissimo livello, e stasera, visto con l'assenza di Zeni al Mugello, potrebbe tranquillamente prendere tanti punti interessanti per la classifica generale Michele Facin, perché è molto in alto in classifica generale. Sì, infatti. Ma io ti dirò che la gara del Mugello è una gara che mi ha emozionato tantissimo. Infatti non nascondo che sono andato a rivedermelo 2 o 3 volte di fila per assaporare i vari così colpi di scena. E vabbè, a parte il marziano Ciriello che ha dominato in lungo e in largo nelle 2 gare, però dietro si è visto veramente un'alta scuola di guida virtuale, e questi signori che, ripeto, alla domenica mettono il casco, si infilano nell'abitacolo, chiudono i guanti e vanno a correre in pista realmente, hanno fatto vedere di che pasta sono bravi e capaci anche qui nel virtuale. Esatto, particolarmente interessante potrà essere stasera la prestazione di Felice Yelmini, che ci regala della presenza per la Pro League e punta al titolo sicuramente Yelmini, perché con l'assenza di Quaresmini, che assento probabilmente stasera, sia di Luca, Yelmini si va a prendere punti per la classifica pro, e potremmo anche decretare un vincitore alla fine di queste 2 manche di Vallelunga. Anche lui pilota e veramente si è impegnato tantissimo, ha messo tantissime ore dietro il simulatore su questa vettura, e che ci sta facendo vedere un grandissimo campionato per la categoria pro. Sì, intanto cominciano ad arrivare i primi risultati, i primi riscontri cronometrici, e chi se non lui, Michele Facin, stampa al momento un 47,7, dietro di sé Sciurti 48,5, Guastaveglia, che è nuova new entry, 48,8, poi ci sono Yelmini con 49,026, ma diciamo che si deve ancora scaldare. Come mi riallaccio al tuo discorso di Yelmini, è un pilota coriaceo, è un pilota che ha fatto vedere un sano, come passatemi il termine, un sano agonismo maschio, come si suol dire, ed è stato capace di regalarci veramente delle grandi emozioni. E si sfida stasera con il pilota che ho inquadrato ora in questo momento, che è Roberto Albertini, che punta a un 48.898, si mette subito in quinta posizione appena dietro la new entry che è Guastaveglia. Quindi una new entry di tutto rispetto ancora, che esatto, potrebbe rivelarsi un altro Ciriello, esatto, perché Stefano Guastaveglia si mette con 1.48.813 sulla quarta posizione ora in questo momento. Paolo Maria Silvestrini in 6ª posizione, quindi anche Silvestrini, altro pro driver che ci regalerà una grande lotta stasera con Yelmini, vediamo chi è che la spunta là davanti. Eh sì, intanto vabbè, ripetiamo, Facin ha preso e ha fatto di nuovo un miglior tempo ancora in questo momento, 1.47.790 rotti, però insomma è uno che sta tirando mica da ridere, e diciamo che un insaziabile, come si suol dire, ha fame di stare lì davanti, ha fame di far vedere che così lui c'è. E si mette davanti all'uomo da battere, si mette davanti al sim driver Stefano Zeni per la Melatini Racing, che fino ad ora guida la classifica generale con un sacco di punti di vantaggio, quindi mettere la prestazione sta facendo Facin ora in questo momento con appena qualche millesimo davanti a Stefano Zeni è una prestazione sicuramente di tutto rispetto, anche perché solo Ciriello è riuscito a mettere la propria vettura e a far vedere i fanali posteriori a Stefano Zeni in questa competizione Clio Cup, quindi tanto allora, di cappello, chapeau davvero. Ascolta, non so se tu hai già parlato di Roberto Albertini, vero? Se l'abbiamo già parlato, l'abbiamo già nominato. Sì, te lo dicevo, perché lui è un altro pro driver che si sta impegnando tanto e la competizione la sente tantissimo, infatti l'obiettivo suo secondo me è arrivare davanti a Yelmini per fare più punti, esatto, possibili in classifica pro, e la lotta qua si ripropone come al Mugello, anche loro protagonisti. Mi pare che Albertini sia titolare dell'Agricolo Montespada,
ma Sì. un pilota che praticamente ci ha fatto vedere anche delle gran belle prestazioni qui. Diciamo che noi qui stasera abbiamo riunito il gota dei piloti della Clio Cup Esport. Esport. Diciamo, sarà una finale di quelle da, come si dice, cardiospirina sulla scrivania al posto dei popcorn da prendere, e ci aspettiamo sicuramente delle cose favolose con la F maiuscola da questi signori in pista, perché io veramente stasera mi aspetto un finalone di quelli giusti, giusti da, come si dice, da cardiopalma. Esatto, sì, esatto, assolutamente. Intanto c'è anche Flavio Azzori che punta a migliorare il suo tempo 1.51, ma in prove libere ha fatto molto bene Flavio Azzori per motorsport.com, quindi un altro della Press League che cerca di fare punti importanti per stasera. Abbiamo degli altri pro driver di livello, perché c'è Filippo Distrutti che è l'uomo del Passogaro, perché Distrutti magari Esatto. sulla qualifica non riesce a esprimersi al meglio, ma fa una gara, ha fatto vedere al Mugello due stint, sia gara 1 che gara Esatto, 2, esatto, in esatto. pieno recupero e lotta aperta con tutti. Quindi aspettiamo una rimonta alla Distrutti, diciamo, perché ormai ci ha messo la firma sopra. Ti interrompo un attimino. Daniele Giuntini, un sim driver che noi conosciamo bene, ha stampato un 47.620. Se è la zampatina del sim driver che dà fastidio al suo rivale sim Stefano Zeni e relega Michele Faccini al momento. Marchiamo bene, mancano 10 minuti alla fine della qualifica, dunque può succedere di tutto e di più, però Faccini in questo momento si ritrova in terza posizione dietro di sé Albertini, Silvestrini, Guastaveglia, Ielmini, Sciurti, Magni, Distrutti, Mazzei, Culmone, Tartabini, io mi ingrippo sempre, Azzori, Fiorani, Giorgio, Mariani, Cortellazzi, Tronconi. Sai chi manca stasera? Un Sì. Kevin personaggio che ci ha fatto vedere anche delle bellissime cose. Gilardoni. Anche Tempesta. Anche Anche Tempesta. Simone Tempesta, ma Kevin Gilardoni secondo me è una delle assenze importanti di questo campionato, perché ci ha fatto vedere delle grandissime gare, lotta su tutte le curve, veramente un grande spettacolo, un grande divertimento da un pilota pro driver come lui. E da notare che appunto Albertini pro driver in quarta posizione, Ielmini ora si mette 47.864 in quinta posizione, Silvestrini un altro pro driver, e Guastaveglia, la new entry per la Press League, è in settima posizione con 1.48.143, quindi una prestazione di assoluto livello dalla new entry, Guastaveglia, che si chiama come me, si chiama Stefano, che praticamente si mette a 2 decimi da Silvestrini, un ottimo biglietto da visita per gara 1 di Vallelunga. Assolutamente sì, ma sai che mi hanno tirato le orecchie qui in sottofondo, proprio dicendomelo basso, 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 che la Clio Cup debutterà al Mugello, vicino a casa tua, il 19 di luglio. E per non farsi mancare niente, il Mugello diventerà Formula 1, confermato, sottoscritto, bollato. Dunque, caro Stefano, comincia a preparare la tenda. Panini, sacchettini da picnic, come si dice, appostati su qualche collina adiacente il Mugello, così ti vedrai anche tu la Clio Cup il 19 di luglio, e poi magari a settembre la Formula 1. Ecco, lì sfondi probabilmente una porta aperta, ma sottolinea anche un È stata problema che ci potrebbe essere. provocatoria la mia. Esatto, È stata sottolinea anche provocatoria. un problema che ci potrebbe essere, perché comunque i protocolli di sicurezza sanitaria vanno Eh sì, rispettati, eh sì, e quindi bisogna sempre buttare l'occhio a, diciamo, gli spazi dove si vanno a occupare, i posti che ci sono in pista. C'è da dire che fa particolarmente piacere sapere sia la conferma della Clio Cup che riparte, che della Formula 1 al Mugello, che è, diciamo, per noi sim driver è partita una sorta di emula di emulatori, che dice allora la Formula 1 2018 gira così, la 19 gira cosà, e l'alo che differenza fa sul Mugello, tutta una serie di video che ci sono online, perché ovviamente è un circuito che si presta più alle corse GT e alle corse touring car e alle Clio.
rispetto alla Formula 1, ma vedendo anche gli altri circuiti del Circus, sono sicuro che entreranno anche loro al Mugello. 8 minuti alla conclusione della qualifica. Tanto che noi che chiacchieriamo, il buon Stefano Zeni ha detto: voi chiacchierate, chiacchierate, e io stampo il tempo migliore. 1:47:270, caro Stefano. Sì, ora mettiamo un po' di onboard, andiamo a vedere un po' che cosa succede anche Sì, sì, sì. Facciamoci dalla un giro in visuale macchina. di Zeni, perché è Esatto. importante. E ci facciamo un giro in macchina? Ma sì, ci facciamo il giro Sì, in macchina. facciamoci un giretto in macchina, dai. Un religioso silenzio per goderci questo circuito Piero Taruffi di Vallelunga in macchina con Zeni. Eh sì. Io faccio il guastafeste e saluto tutti coloro che stanno seguendo con noi sul canale YouTube di Renault Italia la finalissima di questo Clio Cup. Fantastico, ragazzi, fantastico. Andate a rivedervi le gare antecedenti a questa perché è stato un campionato veramente spettacolare in tutti i sensi. Sì, assolutamente, è stato veramente eccezionale. Non mi aspettavo un livello di competizione così alto. Un Esatto. traverso di quello che mi sembra Iermini all'ultima curva. E Oh, iniziamo con benissimo. il giro di Stefano Zeni. In uscita dalla Dai. Roma, appunto, si prende la linea del traguardo. Poi c'è curva 1, che è questa leggera curva verso sinistra, la curva grande. Qua scollina molto, quindi la traiettoria deve essere perfetta per mantenere la vettura all'interno del circuito. Le due curve, subito la prima staccata, la Cimini 1 e poi la Cimini 2 in rapida successione. Si torna indietro, un leggero avvallamento verso sinistra, la curva 6, e andiamo verso il tornante Campagnano, grande rettilineo anche qua. Si spinge tutti i cavalli fino in fondo, si pesta il piede sull'acceleratore. Grande staccata, anche qui si vedranno i sorpassi, me lo auguro, insomma ci sarà tante traiettorie da poter prendere. In uscita dalla Campagnano andiamo in una delle curve più curiose e interessanti di questo circuito, che è la Soratte, che chiude molto molto stretto, rientra premente verso sinistra, si va tanto sul tappeto verde in uscita. Curva 9 e curva 10 sono probabilmente una chicane molto aperta, si va sulla curva del semaforo, che è un altro tornante abbastanza aperto, simile alla Campagnano ma più stretta. Il tornantino, qua nel Motorsport Games ci hanno fatto la sezione drift sul circuito di Vallelunga, è stato molto divertente. Oltre il tornantino si va sulla S, che qua la carreggiata sembra stringersi, in realtà la traiettoria si fa sempre più stretta. Sulla S, 14ª curva per portarsi dopo l'ingresso nella pit lane sulla destra, all'ultima curva del tracciato è la Roma, una grande curva in appoggio verso destra, si va con il piede sull'acceleratore per chiudere questo giro. Stefano Zeni, vediamo se si migliora, l'abbiamo seguito per tutto il giro, no, non riesce a migliorarsi, però ci ha fatto vedere un bel tour di Vallelunga. Intanto in questo momento è uscito il mio idolo, Michele Faccin, mi auguro il giro della vita perché l'ho visto bello ingalluzzito uscire dalla corsia box e siccome lui lavora, è un giornalista per Infomotori, mi auguro che dia, come si dice, la classica zampata finale o come diciamo noi, tiri fuori il coniglio bianco dal cilindro nero e ci regali una bella pole position, anzi mi regali una bella position perché siccome eccola là, questa si chiama gufata, va bene, ok, e taccio, taccio, mi ammutolisco come si suol dire e vediamo cosa combina il nostro buon faccinde. L'altra new entry è Francesco Mariani, che è in 19ª posizione ora in questo momento. Francesco, cioè, è entrato da poco nel simulatore, è stato configurato negli ultimi giorni di questa settimana e speriamo che riesca a trovare tra gara 1 e gara 2 il suo ritmo gara per cercare di divertirsi e partecipare al meglio. Un saluto a Francesco Mariani della Faro Racing. Stavo Anche anche da
Sì. Vai, vai, vai. No, stavo inquadrando un attimino i piloti un po' nelle retrovie, perché quando mancano 3 minuti, sì, beh, certo, potrebbero succedere di tutto nelle posizioni di testa, quindi è anche giusto inquadrare le posizioni di coda fino a questo momento. Di rincalzo, mettiamolo così, di rincalzo, che è più gentile come cosa. Allora, comunque, faccin parte, io sono, come si dice, appollaiato sul spoiler posteriore, lo sto così guardando, vediamo, esatto, cosa mi regala. Tra l'altro, vincitore della Press League organizzata, esatto, da Italia, quindi e Sport, quindi insomma è interessante vedere il suo giro. Andiamo a riprendere Michele Faccin, mettiamolo on board anche. Esatto, così ce lo godiamo a pieno. Eh sì, questa veglia settima posizione, cioè, bene, bene, bene. Sei inframmezzato Giuntini, poi Silvestrini, primo dei pro con 1.47.8, molto efficace Silvestrini stasera, parte carico, eh. Eh sì, ma tutti sono carichi stasera, perché sentono, dice, odore di finale, odore di così, di far bene, di dimostrare ancora una volta chi ha il piede più pesante, chi ha quel guizzo di bravura più dell'avversario che c'è davanti. E ti posso dire che la sfida, diciamo, per la classifica pro è abbastanza dura, perché Albertini è secondo, però è a 46 lunghezze da Gelmini, quindi insomma dovrebbe veramente fare un unplan, prima posizione in categoria pro in entrambe le gare, per sopravanzare Gelmini, che a quel punto basterebbe arrivarsi una volta secondo, sarebbe matematicamente vincitore. E insomma è difficile, però ci stanno provando, più che altro stanno provando non tanto per la classifica, ma per l'onore di arrivare davanti alla, esatto, finale di Valle Lunga, esatto, e vedo che sono molto agguerriti. Vediamo un po' cosa combina il combina 1.48.151. No, non si è migliorato. Niente. Rimane in seconda posizione, ormai agli spiccioli della fine della qualifica 1 di gara 1 qui al Piero Taruffi di Valle Lunga, Roma. Un bel circuito, sinceramente, carico di storia, perché qui ci hanno corso tanti campionati. Io ricordo, è un ricordo di gioventù, il campionato italiano velocità turismo, parliamo degli anni 80-90, Dunque, c'era anche gente importante che ci correva, e qui era un appuntamento clou per quei campionati. Comunque, a pochi secondi della fine la classifica è questa: Zeni, Faccini, Giuntini, Silvestrini, Albertini, Gelmini, Guastaveglia, Sciurti, Tartabini, stavolta ho detto giusto, Magni, Distrutti, Mazzei, Tronconi, Culmone, Azzori, Fiorani, Giorgio, Cortellazzi e Mariani, la nostra Cenerentola, la nostra new entry, con 1.51.359. Benissimo, saranno 25 minuti, caro Stefano, di fuoco assolutamente, di grande fuoco incrociato. E però noi sappiamo che qui in pista questi signori ci fanno divertire tutte le volte. Sì, poi Vallelunga fa un po' scuola di queste grandi curve in appoggio, quindi qua si verranno, sì, dei traversi da paura, perché l'abbiamo visto proprio anche sulle arrabbiate, l'abbiamo visto sul correntaio al Mugello, quindi qua sicuramente bisognerà vedere come prenderanno la gara i piloti. Sono, esatto, particolarmente più che emozionato, sono eccitato nel vederli su Vallelunga, perché siamo in due. Perché la Clio secondo me può esprimere veramente tanto su queste curve lunghe, e le correzioni di traiettoria saranno all'ordine del giorno, quindi si arriverà anche un pochino alle sfide maschie, come mi dici te. Esatto, classica sfida da uomini. Esatto, chiude Silvestrini, chiude Gelmini, chiude Zeni, quindi rimane soltanto Faccin fuori per un contatto. Faccin prende il bob, beh, sul cordolino, chiude anche Massimo Fiorani. Andiamo a vedere Tartabini, anche lui un grande staccatore, un altro che ha un passo gara da l'Exploit e dalla Rimontona, parte, esatto, in nona posizione, quindi per lui è ottimo partire in nona posizione. 48.308 ora sul traguardo. Mirko Magni, anche lui un'altra
altro elemento della Press League che ha fatto vedere delle gran gare per quattro ruote. Ma sai cos'è? Si vede, si vedrà tanto, stasera. Sì. Sai cos'è che mi ha entusiasmato anche di questo campionato? Che vai, a parte, vabbè, i piloti reali, che dici, vabbè, ok, il pilota reale per durante il lockdown si doveva così allenare, ma avere i giornalisti, che per uno dice il giornalista è colui che sta alla scrivania, che scrive l'articolo, vederli no, indossare tutte quanti e casco e vederli qua in pista, cioè, qui ci sono grandi nomi, parliamo di Gazzetta dello Sport, Infomotori, Autosprint, cioè, non il giornalino della parrocchia, ma giornali che hanno un passato, un vissuto sportivo e di notizie eccellenti, vederli qui in pista mi fa sempre un certo non so che, non so se tu sei d'accordo con me. Sono perfettamente d'accordo e hanno fatto vedere delle prestazioni assolutamente di livello. Ricordiamo sempre che il simulatore è molto molto diverso rispetto alla vettura, quindi rimettersi in gioco e reimparare a guidare sul simulatore con delle sensazioni diverse, con degli strumenti diversi, con una postazione ovviamente separata, quindi attraverso uno schermo, un monitor, un VR o qualsiasi dispositivo si usi per vedere e sentire effettivamente la macchina, la strada, le gomme e la pista. E non è facile fare il passaggio dal reale al virtuale, esatto. E vederli lì che sono tutti con il coltello fra i denti e si stanno allenando e stanno prendendo il loro ritmo gara e stanno migliorando gara dopo gara è particolarmente piacevole e straordinario, aggiungerei straordinario, sia per i pro driver sia per la Press League, che si mettono contro dei sim driver che hanno fatto vedere delle grandissime gare, grandissimi tempi. Ci siamo, signori, popcorn alla mano, birretta fresca e quasi tutti in piedi sul divano. Sei semafori, poi partiamo, qua siamo veramente all'inizio. Eccoli, si accendono, partono ora in questo momento. Andiamo a vedere sugli Elbini, partono ora. Benissimo Faccin, benissimo Giuntini, ottimo Silvestrini, un pochino indietro, Guastaveglia e Alberti, Elbini ora è settimo. All'esterno praticamente Giuntini, all'interno si infila Silvestrini e va adesso, vediamo la prima staccata, le vetture sfilano un con l'altro, Bazzei perde una posizione su Distrutti, appunto Distrutti porta l'attacco alla Cimini 1, benissimo davanti e c'è Elbini all'esterno di Guastaveglia, dietro Silvestrini che probabilmente sta attaccando subito, attenzione, c'è un contatto su un cambio di direzione, dovrebbe essere Guastaveglia, sì esatto, è Guastaveglia che scivola nel posteriore, là davanti abbiamo Faccin, Silvestrini ancora in lotta aperta con Giuntini di traverso, Silvestrini, attenzione, va di traverso, prende la posizione, si butta dentro Albertini, guarda là la staccata in tre mamma, al Tornantino, va di traverso Elbini, prende due posizioni su Silvestrini e Giuntini, si gira ora in questo momento Albertini, Roberto Albertini si gira ora in questo momento, Silvestrini perde una posizione e Giuntini rimane dietro con Tartabini che viene su, Mazzei che viene su, Distrutti in ottava posizione, appunto l'avevo detto. Guarda il Melattini Racing qui davanti, stanno facendo già numeri pirotecnici, come si suol dire. C'è un excursus sull'erba per quello che penso sia Tartabini, con Distrutti adesso in settima posizione e Silvestrini che lotta aperta con gli Elbini, Silvestrini in quarta posizione, Giuntini, adesso abbiamo anche Roberto Albertini, problema per Silvestrini, attenzione, allora abbiamo Faccini e Zeni che sono ai ferri corti e attenzione abbiamo una disconnessione di Paolo Maria, Silvestrini ritirato, sì, l'ho visto che la macchina era andata in desync, purtroppo problemi tecnici per Silvestrini, attenzione, perdonami, qui davanti stanno già scornando Stefano Zeni che si rimette davanti a Faccin che cerca di prendere la linea esterna per uscire più veloce, ma Stefano Zeni si mette subito davanti.
avanti, fa capire chi è il leader di classifica generale e Faccini insegue ora in questo momento. Intanto si sono sgranati dietro e comunque Yelmini ha messo fuori il mirino dal cofano e sta cercando disperatamente di andare a prendere quei due ragazzacci là davanti con Giuntini che gli sta appiccicato dietro. Intanto dietro c'è un bel gruppetto, Flavio Azzori in settima posizione, Mirko Magni subito dietro in ottava, in lotta con Tartabini in nona posizione. Tartabini veniva dalle posizioni più avanzate, quindi ne ha di più, sta cercando di sorpassare entrambi, però deve trovare la traiettoria, guardatela come cerca di passare all'interno, all'esterno. Tartabini a 0-1 praticamente da Mirko Magni, va alla staccata della curva del semaforo e vanno verso il tornantino, sono ancora dietro, passano, sfilano le altre vetture, Yelmini a 2 secondi e 8, punta dentro Tartabini e Azzori rimane dietro insieme a Mirko Magni al tornantino, con Roberto Albertini che a questo punto prende una posizione, riprende l'ottava posizione, Giuntini adesso in lotta aperta con Yelmini dopo che Silvestrini si è disconnesso appunto purtroppo. Giuntini è praticamente nella scia di Yelmini a 0,5, mentre Faccin ha preso un secondo di ritardo, ma la lotta ancora tra Magni e Azzori con 0,5 fra i due. Sì, sono lì appiccicati insieme. Intanto io ho visto un bellissimo numero di drift di Stefano Zeni, io non so dove è andato a prendere quel freno a mano, perché ha buttato la macchina dentro in curva di punta e l'ha fatta scivolare come un perfetto pilota giapponese. Ho detto adesso qui si gira, invece è riuscito a tenere lì, è riuscito a un attimino così a distaccare Faccine, siamo su un secondo. Poi dietro abbiamo Yelmini, Giuntini, Distrutti, Mazzei, Tartabini, Albertini, Azzori, anzi in questo momento viene superato da Magni, dunque Magni, Azzori, Culmoni, Sciutti, Fiorani, Cortellazzo, Guastaveglia che è precipitato in fondo, poi c'è Mariani, Luigi Giorgio e Andrea Tronconi che è ultimo. Abbiamo già perso... Fermo ai pit. E abbiamo perso già Silvestrini purtroppo, però insomma queste sono le gare. Curioso vedere Alessandro Sciurti in dodicesima posizione a lottare con Culmone, i sim driver diciamo occupano le posizioni oltre la top 10, non me l'aspettavo, però vediamo un pochino che cosa riescono a realizzare. In rimonta mancano 19 minuti e 42, c'è tempo in modo di far vedere insomma assolutamente dove vanno i sim driver. Comunque Zeni ha già preso un leggero margine su Faccine, che sorpasso di Guastaveglia su Cortellazzo probabilmente al tornantino, bello in uscita all'esterno. Dicevo che Faccine potrebbe anche comodamente accontentarsi della seconda posizione, dato che ha già vinto il suo campionato, però dietro c'è questo duello così con Yelmini e Giuntini. Perché Yelmini è un osso duro da sorpassare, ma Giuntini sembra abbia veramente la voglia di arrivargli davanti. Diciamo che sono due galli in un pollaio per la terza posizione, chiamiamola così, no? Due combattenti all'ultima curva, e sappiamo che Yelmini è veramente tosto, ma tosto con la T maiuscola da sorpassare. Esatto, poi Vallelunga non c'è così tante curve chicane dove uno può tagliare, quindi anche attenzione, diciamo, Giuntini dentro Yelmini, ma Yelmini risponde, sportellata della serie, cosa stai facendo? Qui viene fuori un duello rusticano tra entrambi, ma Yelmini è lì. Si ributta all'esterno guardalo. Di traverso Giuntini vuole la posizione, dice no, sulla curva del semaforo. E lì lasciano giù i chili di gomme chiodando alla curva del semaforo, ma Giuntini non molla, non vuole. Ha provato la Soratte, è andato tanto largo, Yelmini si è comunque ributtato all'interno dopo l'incrocio di traiettoria. Bello questo duello, si stanno studiando e stanno cercando i punti deboli dell'avversario, ecco. Bravo Yelmini a difendersi subito e a ributtarsi dentro senza paura.
ma d'altronde un pilota di esperienza come lui ci fa vedere questo, questa è parte dello spettacolo, diciamo. Diciamo che poi anche da buon campione sa il fatto suo. Però Giuntini non molla, è un cagnaccio duro, 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 duro da infilare. Guardalo lì, sta cercando, cosa dice, l'incrocio della traiettoria, ma però niente, gli Elmini non gliela dietro. E però Distrutti dice: voi fate quel che volete, mo arrivo pure io. E come ti avevo detto, Filippo Distrutti c'ha un gran passo gara, c'ha un'interpretazione della gara veramente magistrale. E non si fa spaventare dagli incidenti e dagli avvenimenti che gli vengono davanti e risale su, l'ha fatto vedere più volte durante questo campionato, quindi ottima prestazione di Distrutti e fino adesso, che adesso vede davanti veramente terza e quarta posizione in lotta aperta e dice sto arrivando anch'io. Magari prendo due piccioni con una fava, come ti è successo più volte. Ricordiamo quel bellissimo sorpasso, non mi ricordo più di chi fosse, ma ha preso due posizioni in un bocco al solo. E però insomma Distrutti anche lui è un signor pilota e dietro c'è il buon Paolo Massei che ha detto quasi quasi mi aggiungo anch'io, vengo a fare un quartetto patentati.it, quindi esatto. Un altro della Press League ha fatto vedere un grande campionato. Massei si è distinto come protagonista anche in altre occasioni e ce l'ha fatto vedere tutto in pista, quindi si sta andando a definire un quartetto per la terza posizione molto agguerrito, con Giuntini che è sempre vicinissimo agli Elmini, appiccicato praticamente. Appiccicato. Mentre scivola indietro, purtroppo, Roberto Albertini si trova a 2 secondi e 6 dopo l'incidente nel primo giro. Perdonami, Giuntini sempre sugli Elmini all'interno sto giro, all'interno. Dopo la curva grande, vanno alla Cimini. E qui sono manovre da gladiatori, visto che siamo dalle parti di Roma, nell'arena di Vallelunga. Qui sono due mirmilloni che si stanno scontrando uno con l'altro. Ma ha fatto bene gli Elmini perché veramente ha mantenuto tutto l'interno. Adesso vanno praticamente alla staccata con Giuntini ancora di traverso, lo vedo sempre dietro, sì esatto, sempre dietro. Non è facile, no, Campagnano ora lo Soratte. La grande staccata di Giuntini all'interno della Soratte. Mamma. Per adesso ancora davanti, però bisogna vedere con Distrutti che si fa sotto. Adesso arrivo Distrutti a rompere le uova del paniere. Adesso sono sulla curva del semaforo, vanno alla grande staccata, si cuce al cordolo Giuntini con gli Elmini che sta cercando di trovare la strada e come vedete negli specchietti c'è Distrutti che ormai è lì dietro. Gli sta facendo cucù davanti al naso, però insomma bello sto duello, mi piace tantissimo per la terza posizione. Ora bisogna vedere se Giuntini ne ha veramente prendeva i punti di staccata veramente come riferimento del pilota Pro Driver per rimanergli attaccato e tentare. È rientrato Silvestrini, probabilmente aveva dei problemi di linea, ma comunque guardiamo qui davanti, Giuntini sta contando le viti della fanaleria di Elmini. Sì, alla curva grande. Alla curva grande tenta una traiettoria all'esterno che poi va quasi un incrocio di traiettoria, si butta all'interno, un bloccaggio per entrambi e un sorpasso perfetto di Felice Elmini che si butta dentro alla Cimini 1 proprio in una maniera studiata da lontano. Sì sì, è un sorpasso che è partito alla curva grande con l'uscita della traiettoria esterna per poi buttarsi all'interno alla Cimini 1. Ancora sulla Campagnano, sempre all'interno gli Elmini, sempre all'esterno Giuntini Distrutti sta rientrando veramente su Giuntini. Cosa fa Distrutti? È veramente all'interno di Daniele Giuntini, era passato all'esterno, quindi sulla Soratte lascia sfilare Giuntini, che però perde il contatto con gli Elmini. Sono entrati entrambi sull'erba, hanno sfruttato probabilmente tutta la pista, però Elmini è quello che ha mantenuto la traiettoria migliore in questo momento qui.
E Giuntini ha pagato lo scotto di avere un Filippo Eh distrutti sì, eh nella sua scia. E si chiude anche con Mazzei, eh? Con Mazzei, sì, appunto, eh si sì. stanno ricompattando questi quattro piloti con Giuntini che sta cercando di non mollare gli Elmini, cosa che è più facile a dirsi che a farsi, però sta cercando di Esatto. dare tutto per rimanerli davanti. Altra Allora, lotta interessante è Mirko dimmi. Magni che è dietro Albertini per l'ottava posizione. Albertini l'ha appena Ok. passato, quindi insomma Mirko Magni per quattro ruote sta cercando di chiudere su Albertini con dietro Flavio Azzori che è a 5 secondi e 6, diciamo relativamente tranquillo. Mirko Magni sulla sua nona posizione, e dietro con Culmone, Fiorani, Guastavegli, Asciutti, Cortellazzo, Luigi Giorgio, Mariani. Silvestrini e Tronconi ai box entrambi. Tronconi è ripartito in questo momento, Silvestrini invece è ancora fermo, però io focalizzerei questo quartetto delle meraviglie qui davanti, Eh sì. perché per me, attenzione, però io ho visto dietro in Tartabini, perdonami, Tartabini e Albertini, vado con... sì, Tartabini e Albertini che sono praticamente No, francabollati no, uno è Mirko all'altro. Magni su Albertini, è Mirko Magni su Albertini che gli si era rifatto sotto, ora in questo momento è alla Campagnano e va verso la Soratte. E, diciamo, sta facendo una sorta di elastico perché ha sbagliato una frenata, è andato un pochino lungo Mirko Magni alle Cimini. Quindi diciamo si è rimesso un pochino dietro Albertini. Là davanti hanno un distacco di quasi un secondo tra gli Elmini, Giuntini, Distrutti e Mazzei. Quindi diciamo è sempre il solito quartetto delle meraviglie, sempre i Esatto, quattro esatto, moschettieri, però esatto. Io avrei detto sono... quartetto cetra, però tanto sì. per stare in Italia, no? Ecco. Però, insomma, questi quattro signori delle meraviglie ci stanno facendo vedere delle gran belle cose a 10 minuti e mezzo alla fine di questa prima manche accanitissima e piena di bellissimi duelli. Cioè, io mi immagino già poi quando sarà ora della seconda manche cosa succederà. Eh sì, Perché veramente leader ancora indiscusso Stefano Zeni, stavolta non ha Ciriello a dargli noia, quindi eh sì Stefano Zeni si avvia verso un'altra vittoria a 10 minuti dalla conclusione. 8 giri conclusi per lui ora in questo momento. Michele Faccin, leader della Press League, che è in seconda posizione, saldamente in seconda posizione per la classifica generale a 3 secondi e 7. E poi dietro appunto abbiamo Gelmini, Giuntini, Distrutti, Mazzei, Tartabini e poi in sesta posizione un attimino più indietro. Un secondo, sì, 4 secondi e 9 da Mazzei, c'è Tartabini. E comunque adesso in questo momento questi quattro signori stanno facendo riposare le gomme perché li vedo, come si dice, equidistanti tra di loro. Io mi aspetto che verso la fine ci regalino ancora un po' di, come si dice, suspense. Eh sì, ora 10 minuti stanno arrivando a definire il loro passo gara, quindi sicuramente si andranno un attimino a stabilizzare le posizioni. Io sai cosa mi piacerebbe fare in diretta? I complimenti a Mirko Magni, perché di quattro ruote ha fatto un'eccellente stagione qui sulle Sport. Così, un giornalista di una prestigiosa testata giornalistica, io ricordo, ero ragazzino, ero un bambino, e già a casa mia quattro ruote si vedeva nei cassetti di mio papà, e vedere un pilota di questa grande testata fare un'eccellente stagione merita tutto un plauso particolare. Sì, assolutamente, anche perché dopo Faccin c'è lui. Non mi sembra ci siano altri componenti della Press League, quindi è in seconda posizione. Sì, esatto, Azzori è dietro e c'è Mazzei, ecco, Paolo Mazzei, anche lui della Press League, quindi Attenzione, seconda e terza posizione sono. Giuntini ha detto qui comincia il countdown per la finale di prima manche. Si è ulteriormente avvicinato, si è incattivito un'altra volta, sta praticamente, come si dice, arrovellando il pomello del cambio della sua Clio Cup e si sta portando un'altra volta vicino a Yelmini. Un bloccaggio per Gelmini, ma sta sfruttando tutta la pista.
va tanto sul tappeto verde esterno della Campagnano o Gelmini per andare a sfruttare tutto. Andiamo a vedere l'onboard. La Soratte si sono molto vicini, i due piloti. Assolutamente. Intanto io ti segnalo 1.50.837 di Francesco Mariani, nuova new entry, che ha stabilito il suo miglior giro. È risalito Mariani, sedicesima posizione. Sì. Con diciamo Luigi che Giorgio, 17esimo. Il new entry ogni tanto fanno vedere le cose. Guardalo Giuntini, guardalo lì. Eccola, che sta bussando alla porta del castello, chiamato Gelmini, dicendo toc toc, sono qua un'altra volta a darti fastidio. Sta cercando di arrivargli da davanti, di mettere questa terza posizione in classifica generale, e vediamo un attimino come esce Giuntini. Molto largo Gelmini, molto largo. Andiamo a vedere la traiettoria di Gelmini in difesa della curva grande, perché poi la staccata della Cimini 1 sarà molto importante in questo frangente. Quando mancano 6 minuti e 30 alla conclusione, c'è 0-6 fra i due. Lì adesso sarà, come dice, un duello rusticano all'ultima curva per portarsi via il terzo posto tra questi due indemoniati della pista. Un campione davanti, un dietro un sim driver tosto e come dice, ben motivato per portare via il terzo gradino del podio di gara 1. Adesso un'altra staccata importante di Giuntini. Gelmini rischia sempre tanto in frenata, perché blocca veramente l'anteriore interno, il freno anteriore interno, che sia destra o sinistra. Si butta dentro Giuntini con una manovra azzardatissima. Si butta dentro la staccata della Soratte. Gelmini in croce di traiettoria. Cerchio di tronconi. Mi ricorda qualcuno un'entrata così? Non voglio parlare male, ma chiudiamo. Importante l'entrata che ha fatto Giuntini, è arrivato improvviso. Guardalo, come vicinissimo. Come blocca Gelmini per cercare di frenarli. Mamma davanti. Mia! Prova all'interno nella S, ma qua la traiettoria una sola, si riaccoda subito. Bellissimo questo duello per la terza posizione, quando mancano 5 minuti alla conclusione di gara 1 di questo Vallelunga, finale della Clio Cup eSport Series. È molto interessante la sfida Giuntini e Gelmini con Distrutti, che perde un po' il contratto. Saranno 5 minuti arroventati, come si dice. Guarda Giuntini come sta francobollato, sembra una macchina della NASCAR, è presente quando si infilano? Guardalo lì, adesso d'interno, e sta provando La frenata. È difficile la frenata, perché Gelmini si ributta dentro, gli chiude la porta proprio. Ho fatto una gran cosa Gelmini qui, perché è andato probabilmente alla frenata interna, ha fatto scodare la vettura, ha fatto frenare probabilmente più velocemente di Giuntini e l'ha messa probabilmente davanti. Attenzione, in uscita di queste curva. Sono azioni intimidatorie di Gelmini, no, della serie. Qui viene fuori il maschio, come si suol dire, viene fuori il mirmillone romano che sta intimorendo il suo avversario. Fa una Campagnano in maniera impressionante Gelmini, perché veramente si cuce al cordolo ed esce sul tappeto verde, quindi fa una traiettoria veramente molto molto precisa, e il modo giusto e più efficace per fare quella curva lì. Intanto, notizie di corridoio mi dicono che un certo Paolo Mazzei di patentati.it è il secondo nella classifica della Press League, dunque bisogna fargli tanto di cappello e chapeau anche a lui, perché insomma, altro pilotone giornalistico in gara stasera, e che ci dà delle belle soddisfazioni. Sesta posizione per lui, è risalito rispetto alla qualifica, ha fatto una gran gara finora in questo momento. Silvestrini definitivamente disconnesso dal server ancora un'altra volta, con Mazzei in seconda posizione per la Press League e Mirko Magni in terza posizione. Primo è ovviamente Faccin, che è in seconda posizione là davanti. Assolutamente. Per Infomotore ci ha fatto vedere una grandissima stagione
Clio Cup Sport Series. È diventato il mio idolo, Faccina. Dunque, hai detto tutto. Comunque, cari signori, qui davanti l'asfalto si fa rovente, arrovellarsi al volante sono questi due fenomeni, un grande campione, Yelmini, e un sim driver cucciuto. Ma andiamo anche in un board di Mirko Magni, perché dietro Albertini, proprio alla Cimini 2, gli esce a 0-3, è molto vicino entrambi, e quindi altra grande lotta per l'ottava posizione di Albertini. Albertini Pro Driver, che si trova un pilota della Press League subito negli scarichi posteriori. Probabilmente errore frenata di Mirko Magni, peccato, l'aveva studiata bene, è andato sull'errore fatale in staccata con Giuntini. Perdonami. Guardate qua davanti, c'è stato Yelmini che ha fatto un frenatore di quelli impossibili e Giuntini si è riappropriato di quei pochi centimetri che gli mancavano, ed è proprio, guardalo, vuole assolutamente, mamma mia, come non fa a non prenderlo, non ce la fa a fare l'incrocio di traiettoria, perché veramente erano troppo affiancati, quindi se chiudeva ancora la curva probabilmente andava al contatto, esatto. Quindi Giuntini ha dovuto abortire il suo tentativo di sorpasso al tornantino, ha fatto una grande staccata all'esterno del tornantino, adesso sulla Roma, e che è curioso anche le traiettorie che fanno diversi, come interpretano, come il pilota reale interpreta diversamente il tracciato rispetto al sim driver, perché Giuntini ha sempre la tendenza a fare le uscite chiuse verso l'interno, mentre Yelmini esce sempre molto largo, sempre usando il cordolo esterno, mentre l'ingresso curva, Yelmini è sempre molto più incisivo nell'ingresso curva, e Giuntini invece è sempre un pochino più tondo nella frenata, diciamo, prima della curva. È interessante vedere questa grande differenza tra i due piloti. Perdonami, c'è un bellissimo duello tra Azzori e Fiorani, Schurti. Uno dei due. Schurti. Alessandro Schurti ora in questo momento si mette davanti, quando siamo probabilmente a 28 secondi dalla conclusione di questa gara 1. 28 secondi, probabilmente Zeni è alla curva del semaforo, quindi 17 secondi per fare l'ultima parte del tracciato, prenderà forse la bandiera a scacchi. Intanto Giuntini qui davanti ha piazzato la sua macchina nel paraurti posteriore, sta disperatamente cercando di portare via questo terzo posto, e da un pezzo che ci sta provando, ma Yelmini è proprio lì incollato alla strada, gli chiude porte, finestre, portoni, cancelli. L'ultimo del giardino giro. Ultimo giro, ultimo tentativo. Zeni conclude ora praticamente gara 1 di Vallelunga. Andiamo a vedere la staccata sulla S lontano. Praticamente Yelmini con Faccin che chiude ora in questo momento, ma Yelmini terzo, quindi Yelmini ce la fa e spunta. La terza posizione ha uno scatenato Daniele Giuntini che chiude ora. Quinto Distrutti, praticamente grande prestazione per Distrutti, Paolo Mazzei con Tartabini subito dietro di lui, Albertini che lo vediamo davanti a un Mirko Magni in terza posizione Press League, Mazzei praticamente in sesta posizione, chiudono anche Guastaveglia, new entry in decima posizione, Schurti in undicesima posizione, Azzori in dodicesima posizione, Culmone in tredicesima posizione, aspettiamo Fiorani, Cortellazzo, Fiorani chiude ora, e Luigi Giorgio che si è ripreso la posizione su Francesco Mariani. E poi c'è Andrea Tronconi che è ultimo. Eh sì, Tronconi è ultimo, è al lato della pista, lo vedo ora. Comunque, gran bella gara uno, caro mio Stefano. Che fantastica. Protagonisti. Ma veramente non si sono smentiti di un secondo, ci hanno fatto, come si dice, tremare i polsi e ha regalato un gran agonismo tra di loro, fantastici. Eh sì, e si riconferma Distrutti l'uomo dalla strategia vincente, perché nel passo gara prende sempre più posizioni rispetto alla qualifica e diciamo si impegna sempre tanto per avere un passo gara eccellente. Un Tartabini per Silent Hill Motorsport che prende la settima posizione, dovrebbe essere terzo in classifica pro,
Albertini gli è dietro con Silvestrini disconnesso. Ovviamente Albertini prende la quarta posizione fra i pro, con Gelmini davanti, e distrutti praticamente. E adesso tutti i piloti stanno rientrando ai box e tra un po' si riavvia il server per così la preparazione di gara 2. Esatto. E caro Stefano, che bella gara, bella veramente bella, gran finalone, perché questi piloti non si sono smentiti di un attimo, ci hanno regalato emozioni dalla prima al Mugello e a stasera finalona galattica al Piero Taluffi di Vallelunga. Sì, proprio bella. E direi emozionante, perché secondo me è stata anche emozionante la gara. Assolutamente sì, mi trovi concorde con te. Allora adesso bisognerà aspettare un attimo che dobbiamo uscire o dobbiamo rientrare? Ricordo più. No, adesso noi usciamo e facciamo un po' di stop and go per noi, esatto. Che così probabilmente risettiamo un po' tutto, recuperiamo la sessione e esatto. Che dire, ci vediamo tempo di un caffè per gara 2, sì esatto, tempo di un caffè e torneremo a commentare la seconda gara di Vallelunga, finale per la Clio. Qualifica e poi gara. Sì, completa comunque, qualifica 2, gara 2 per la finale di Vallelunga Clio Cup eSport Series di stasera. Fantastica, a tra poco. Fantastica. A poco, ciao!
Eccoci qua, dopo una granatina, dato il caldo che fa, siamo tornati per gara 2 e qualifica annessa. Sempre dal circuito Piero Taruffi di Vallelunga, in quel di Roma, sotto un caldo soffocante di questo luglio che ci sta facendo patire le pene dell'inferno, dopo una gara 1 favolosa con la F maiuscola, con un Yelmini scatenatissimo e un Giuntini appollaiato sull'alettone di Yelmini che cercava di portargli via il terzo posto, ma non ce l'ha fatta, e lì davanti ci sono stati Faccin e Zeni che hanno portato via i primi due gradini del podio di gara 1. Allora, se è tutto confermato, ci giunge notizia, se è tutto confermato dalla direzione gara, Stefano Zeni vince il campionato come sim e in assoluto. Dietro di sé c'è Yelmini, anche lui vincitore. Dunque, insomma, Della Pro. mi sono dimenticato pro. Scusa, mi sono venduto un pro. Però diciamo che questo campionato ci ha regalato gran belle cose. Io sinceramente lo ricorderò con tanto piacere perché da commentatore ho vissuto momenti entusiasmanti che mi hanno così ogni tanto fatto perdere qualche anno di vita, no? Però, Sì. visto la mia veneranda età, però, insomma, il divertimento non è mancato assolutamente mai, vero Stefano? No, assolutamente, ed è ancora tutto da scrivere gara 2, quindi come ci hanno abituato tutti i piloti è sempre sempre un'emozione vedere la partenza e vedere come affrontano la gara in tutte le categorie, nelle tre categorie, ricordo sono i piloti reali della Clio Cup Reale, poi c'è la Press League organizzata dal Renault Esatto. Italia e un pool di sim driver selezionati per la parte sim driver. Assolutamente. Ma io sai cosa pensavo? Adesso così, un pensiero stupido, eh? Però questi piloti e i giornalisti che hanno corso questo campionato con noi e organizzato nel momento in cui, cioè la sensazione nel momento in cui rimetteranno l'eterga sul sedile della macchina vera, come si troveranno? Questo mi sto domandando. Sai, passare dal virtuale al reale sono due cose, come hai detto tu, ben diverse, perché se nel virtuale vai a picchiare non fai danni, ma se nel reale picchi fai danni e ti puoi anche fare del male. Però io mi immagino le sensazioni che questi piloti avranno. Intanto sono partite qualifica 2, caro Sì, Stefano. siamo già in pista, siamo già in qualifica 2. E, le sensazioni sicuramente sarà da aggiustarsi, da riprendere un po' la Eh mano, sì, da riprendere eh un sì. po' l'allenamento. L'abbiamo Metro, visto, diciamo il metro, no? Ecco, mettiamo esatto, le giuste misure. l'abbiamo visto anche in altre categorie, sono già ripartite, sono già rientrate in Ah, sì, pista eh e sì. ci hanno avuto bisogno di un periodo di assestamento. Eh Quindi, sì, eh insomma, sì. dovranno riprendere il manico, ecco, dovranno Assolutamente sì. riprendere Però io sono sicuro che il buon Yelmini, tanto coriaceo qui nel virtuale, doppiamente coriaceo in pista, perché ne sono più che sicuro, guarda. Assolutamente, poi deve difendere il titolo dell'anno scorso, quindi insomma avrà tutta l'intenzione di scendere subito in pista molto agguerrito. Assolutamente sì. E intanto così sono partiti, si sono rimessi in carreggiata dopo una rinfrescata, un caffè come abbiamo fatto noi, o una granatina, e vediamo cosa ci regaleranno in gara 2. Io mi auguro che se abbiamo sussultato, sobbalzato sulle nostre scrivanie e sulle sedie di commento per gara 1, in gara 2 ce ne sarà una doppia razione. La qualifica è un po' più breve di qualifica. No, dovrebbe essere sempre 20 minuti Uguale, 20 anche minuti. qualifica 2. Sì, no, avevo letto 18 invece che 15. Beh, noi stavamo chiacchierando. Esatto. Sto seguendo veramente l'outlap di Giuntini che ha pista libera. Quindi punterà a mettersi davanti agli Elmini molto probabilmente per Beh, se cercare c'è. di sfruttare quello che ha imparato in gara 1 e metterlo in pratica in Esatto, gara 2 esatto, esatto, esatto. per Diciamo che interpretare. buona scuola non ha calà, non smentisce mai, però sai,
C'è sempre da imparare dai, cioè, per un sim driver che si così paragona o si scontra è un termine così brutto, si mette a confronto Si mette a con un confronto. pilota reale, c'è sempre assolutamente da imparare. Non so, tu sei un pilota virtuale, dunque puoi dirmi se sto dicendo una stupidata. No, 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 assolutamente è motivo di orgoglio e anche di sfida mettersi a Esatto. confronto con chi effettivamente lo fa di lavoro, quindi Esatto. insomma, tanto di cappello. Diciamo che quei pochi fortunati che hanno fatto della passione un lavoro, un team driver che magari passa le 2 o 3 serate ad allenarsi e poi la domenica sera si trova qui a confrontarsi con questi così guru, chiamiamoli così, del volante reale, come dici tu giustamente, motivo d'orgoglio e buona scuola. Eh sì, sta arrivando ora sul traguardo. Intanto complimenti a Stefano Zeni per tutto l'arco del campionato, perché ha vinto sicuramente la classifica Sim Anche su. e anche l'assoluta. Quindi insomma, ovviamente sono risultati da confermare, però è stato sempre un pilota che ha detto la sua dall'inizio alla fine. E ha fatto vedere un'alta scuola di guida come sim driver su questa vettura. Ecco, Diciamo che ha messo. viene anche da un grande team, la Melatini Racing, Eh dunque, sì. insomma, Ha non è messo il roba di punto poco. di riferimento in pista. Ecco, Esatto, diciamo esatto, che esatto. la prestazione di Zeni definisce la miglior prestazione che si fa in pista con questa vettura. Il che. È un buon metro di un parametro di misura e di confronto per tutti gli altri. Intanto, primo riferimento, guarda chi c'è, guarda chi c'è. Faccin, sì, l'avevo visto. Che novità! Il Esce mio Faccin, pupillo. però Zeni ancora deve fare l'outlap come Tronconi, come Fiorani. E infatti Zeni si migliora ancora a 47.768. Shurti si mette 48.707. Shurti non l'ho visto tanto in gara No, 1, no, no. però vorrei tornasse in gara 2 perché è molto divertente vederlo combattere, Alessandro Shurti. Adesso arrivano i tempi importanti. Gelmini sta per concludere un altro giro con Distrutti in quinta posizione 49.0. Giuntini 49.3 dopo il traverso ha fatto la Cimini 1 e adesso farà sicuramente il secondo tentativo. Ha davanti Faccin, Gelmini ha davanti Faccin. Eccolo là, 47-7, signori, il mago è tornato un'altra volta, Stefano Zeni, eccolo là. Eh sì, però come ti dicevo, tanto Gelmini 47.8. E Giuntini 47.8. 7-8, i tre moschettieri, Athos, Porto e D'Artagnan. Quindi si riapre la lotta di gara 1 con Giuntini e Esatto, Gelmini per questa esatto. qualifica. Abbiamo visto da Zeni che è possibile fare un 47.2. Non Sì. è scontato ed è possibile fare uno spettacolare 47.2. Mancano 13 minuti e 48 alla conclusione. Albertini ora sul traguardo. Beh, io guarda, non voglio fare come dice il lupus in fabula, ma per me Zeni ci regalerà un gran tempone. Lo sento lì nell'aria, è lì che gira, si prospetta qualcosa di, come dice, di bello. Vediamo come Vediamo. conclude adesso. 47-7, un filino più lento, però. Intanto Mazzei 1:46.560. Tanto dai Insomma, commenti ci dice Fabrizio Facchetti, ma quanto va forte Zeni? Eh sì, eh sì, eh sì, è veramente l'uomo da battere stasera. eh sì. Diciamo che non ha avuto così la sfortuna di trovarsi davanti a un Ciriello che ha fatto, come dice, la meteora, ha dato fastidio per un paio di gare, poi stasera non c'è. Fatto una Attenzione, gran abbiamo perso. Mugello. Sì. Attenzione, abbiamo perso Andrea Tronconi. Andrea Tronconi Oh, l'abbiamo perso, peccato. speriamo che rientri. Poi 12 stavo minuti per guardando. rientrare.
Stavo guardando quanto è bella la livrea della Melatini Racing, bellissima. Questo blu con questo tricolore, tutti gli vari sponsor, molto molto bello. Intanto Shurti 1.48.0.15 e Yelmini, signori, 1.47.6.23. Ha fatto un giro perfetto, Giro da Felice urlo. Yelmini. Un giro da 1.47.6, urlo. che è di un soffio davanti a Faccin. Veramente di un Eh sì. soffio davanti a Faccin. Stefano Guastaveglia, intanto ottava posizione per lui. Bravo. La new entry di stasera, Stefano Guastaveglia. Con Distrutti in decima posizione, ha fatto una gran gara 1. Quinta posizione per lui. Filippo Distrutti, che ci regala sempre una grande rimonta. E Allora, Stefano Zeni si trova in terza posizione, ascolta, intanto da direzione gara mi comunicano, attenzione, Yelmini è uscito dal server, dice bella sfida adesso per il secondo posto della classifica della Press League tra Magni e Azzori che sono a 107 punti cada uno nella loro classe. Dunque, duello rusticano anche qua, eh? sì. Eh sì. Sì, perché bisogna vedere chi è che la spunta là davanti. E Yelmini disconnesso Eh è sì, è molto un brutto segno, è un importante. brutto segno, è un Ha brutto segno. 11 minuti per rientrare, Eh però dovrebbe mantenere il suo miglior tempo, eh? Anche sì, se eh sì. rientra, dovrebbe Infatti Zeni, mantenere. che so che magari se Zeni ha letto il messaggio, 47.5, 47-5. 47.5, signori si sta avvicinando un'altra volta un 47.2, Stefano, secondo te? Non lo so, bisogna vedere Zeni a che punto è del tracciato, perché Il semaforo, alla curva del semaforo mi pare che sia. andiamo a vedere un po' l'onboard per vedere quanto sta spingendo Stefano Zeni. Adesso la Shurti Sorante. 47,9 per Shurti. Giuntini, Cioè, è intanto incredibile. 47-6, eh. Cioè, comunque stavo guardando in questo momento Zeni. È incredibile quando arriva in curva, inchioda il posteriore e la macchina fa quello che vuole lui. Cioè, non va dritta, non va per campi. Niente. Pam, dentro, come se non ci fosse un domani. Sta Sì, assolutamente. spingendo come non mai, Zeni, sta spingendo, sta spingendo. Sente il pedale dell'acceleratore rovente. Eccolo qua che è sul traguardo, vediamo come conclude a 10 minuti alla fine. Arrivano i calcoli E delle intanto classifiche ed è un'informazione molto importante. C'è una lotta per la seconda posizione della Press League tra Magni e Azzori. Perché 47-3, perdonami, Stefano 47-3. Stefano Ce l'ha Zeni si sta fatta. ripetendo, gliel'ha fatta. Non è un 2, ma è un 3. Quindi c'è un pari merito tra Mirko Magni e Esatto. Flavio Azzori. Fatto Mirko molto Magni in prima io. decima posizione e Azzori in tredicesima posizione. Eh sì. Quindi, insomma, chi la spunta là davanti vengono assegnati i punteggi per categoria e lottano per la seconda posizione della Press League. Sicuramente favorito Mirko Magni, che l'abbiamo visto in grande spolvero stasera, il pilota di quattro ruote. Sono un po' preoccupato che Yelmini non rientri. Mancano 9 9 minuti. minuti alla fine, Eh ancora sì, c'è eh sì. tempo. Sarebbe veramente un gran peccato. Cioè, io non voglio gufare, per l'amor di Dio, però mi piacerebbe veramente rivedere un grande duello tra Yelmini e Giuntini, che ci hanno fatto veramente divertire e sobbalzare sulle poltrone. Eh sì. Eh sì, davvero. Sarebbe voler dire perdere un grande protagonista. Michele Faccin, 1.47.586. Sì, eh sì. Una prestazione di assoluto livello per Michele Faccin, che si mette in seconda posizione. E potrebbe partire davvero Oh, forte che numero che Giuntini. si è fatto qui davanti, Zeni. Si è ingarellato su un cordolo e è uscito dalla curva su due ruote in una maniera funambolica. Sale Però ha perso bene un sacco. Shurti 946, sale bene Guastaveglia 48-0 con Ignazio Culmone in ottava posizione, Tartabini in nona, Mirko Magni in decima, Mazzei in undicesima, eccolo Paolo Mazzei. Eccola là, abbiamo appena nominato. Sì, anche lui Press League per patentati.it per Mazzei. Comunque,
Caro Stefanino, qui stasera i giochi si fanno, si concludono. Eccolo, l'abbiamo nominato e Ielmini è rientrato. Eccolo qua, vediamo se il buon Ielmini da coriacelo, gladiatore, marmillone, mettetelo come vi pare, riuscirà a fare ancora 7 minuti di gran carriera per portarsi davanti. Intanto sto seguendo Albertini, che sta chiudendo il suo giro. Il proprietario di Montespada, probabilmente è Roberto Albertini, uno degli sponsor. Sì. Ma 47.903, ancora non si migliora, è a 2 decimi da Giuntini, quindi un altro pro driver nella top 5. infatti. Bravissimo Roberto Albertini stasera su questa Valle Lunga. Tanto noi risalutiamo un'altra volta il pubblico che ci segue dalla diretta Facebook o dalla diretta di YouTube. Siamo a Vallelunga, Piero Taruffi, Roma, sotto un caldo cocente di luglio, per godersi questa gara 2 di questa finalona del Clio Cup Sport Series. Vediamo come conclude. 47-7, niente, non gliela fa, ma però mancano ancora 6 minuti. Saranno 6 minuti infuocati, arroventati, metteteli come vi pare, usate qualsiasi aggettivo per gustarvi questo fine qualifica di gara 2. Eh sì. Insomma, è stata un'emozione per noi due, comunque, commentare un grande campionato di una grande casa automobilistica, vero Stefano? L'ufficiale, sì, Sì. effettivamente. Quando abbiamo iniziato era un bel mattoncino da portare Esatto. avanti. Però è stato divertente, è stato divertente, è stato molto scorrevole, è stato molto esaltante commentare duelli in pista, belle gare, bei circuiti, gran belle prestazioni e ottima questa formula con le categorie all'interno del campionato Clio Cup Esport. Chiude ora in Sì, questo momento Albertini e non si migliora ancora. diciamo che dietro tutto questo campionato c'è anche un grande lavoro di grandi professionisti. Dunque, per me, almeno parlo per mio conto, è stato un onore, veramente un onore commentare queste gare. Eh sì, se anche per me assolutamente. Uno stimolo, una sfida. Esatto. Ma sai, così, notizie di corridoio, prima che cominciasse la gara, pare che ci sia per l'inverno un sussiego, un prosieguo, come si dice, un'altra opportunità per essere qui insieme a noi, però non siamo autorizzati a dire più di tanto. Dunque, Ecco, non diciamo. si dice, diciamo che se sono fiori, fioriranno. Esatto. Bene, allora, dopo questa disquisizione poetica, a 4 minuti dalla fine di qualifica 2, la situazione è questa: Zeni, Faccini, Ielmini, Giuntini, Albertini, Sciurti, Guastaveglia in settima posizione, vero giusto? Stefano, Sì. settimo mi pare. Sì. Poi c'è Mone, Tartabini, Mazzei, Magni, Distrutti, Azzori, Fiorani, Tronconi, Giorgio, Cortellazzi e Mariani. Guastaveglia, speriamo, io me l'auguro, visto che è una new entry, che non faccia come in gara 1, ma sia protagonista almeno della classifica dei primi 6, ce lo auguriamo di cuore. Sì, me lo auguro anch'io perché è stato sfortunato in gara 1, ha fatto una bella rimonta, però un po' nelle retrovie dopo il contatto avuto all'inizio e quindi ce lo aspettiamo in gara 2 sicuramente più pronto e più agguerrito Esatto, che mai. 3 minuti alla conclusione assolutamente. delle qualifiche 2 intanto. Diciamo una gran voglia di riscatto, mettiamola così, eh. Un traverso di Cortellazzo che ci regala Daniele Cortellazzo. Dalla 16ª posizione alla Campagnano. Mancano 2 minuti e 40.
Siamo praticamente agli spiccioli, ai titoli di coda di questa qualifica 2 di gara 2, sempre a Vallelunga. E 48 e 8, niente, non riesce a, così, a migliorarsi il buon Stefano Zeni col 47-3-3-1 e Ielmini si è portato 47-6 e 23 in terza posizione. Vicino. Io vorrei dirti che tra Ielmini e Giuntini c'è un millesimo. 1,47 623, 1,47 624, la distanza di un millesimo in qualifica. Cioè una Questo vuol roba. dirmi che è una miccia per un duello al Fulmicotone in gara 2? Sicuramente, sicuramente anche perché un millesimo potrebbe essere un flick Infatti. del de cronometro, cioè può essere qualsiasi. Qualsiasi Appunto. cosa che può dividere due piloti da una classifica terza e quarta posizione, veramente eccezionale, eccezionale. Neanche il tempo di uno starnuto. Intanto 48 e 3 per il nostro Paolo Tartabini. Stavolta l'ho detto giusto un'altra volta. Vedi che in finale mi sto abituando a questi nomi. Alessandro Sciurti 47,797, anche lui in miglioramento. Manca 1 minuto e 20 al scadere del tempo necessario per questa qualifica 2, sempre dal Piero Toluffi di Vallelunga, campionato Clio Cup e Sport Series. Eccolo. Sponsorizzato Renault. Stavo osservando Stefano Guastaveglia per vedere un po' come interpreta la pista. È molto pulito nelle curve, molto molto pulito e Sì, fa delle gran staccate. considerando che ha anche avuto poco tempo per provare Sì. questo pilota. Sì, non ha avuto tanto tempo per Sì, provare. infatti. È solo di Però sì. pochi giorni fa il suo inserimento nel Esatto. campionato. Però sai, quando Però. c'è il piede, c'è il piede. Eh sì, perché Va ha bene. 7 millesimi da Albertini, eh. Infatti. Però, guarda, mi ingaluzzisce quel 47-6-23, 47-6-24 di Giuntini. Non oso immaginare cosa succederà in pista, guarda. Mamma mia. Scintille, fuochi pirotecnici, neanche 4 di luglio in America. Eh sì. Inquadrato ora Sciurti che sta portando l'ultimo suo tuffo verso la qualifica. Ormai mancano 2 secondi alla conclusione, un errore, un excursus e rientra nella pit lane. Ora in. 38,279 per Filippo Distrutti, miglior tempo in questo momento. Sono finite le qualifiche. Sono finite le qualifiche. Chiude ora Albertini. Ci dobbiamo preparare per gara 2, caro Stefano, eh. Eh sì, dobbiamo essere pronti, vigili, arzilli, perché Esatto, qua se le danno. io ho già preparato il barattolino di Caramina, tranquillo. Ok, ho tutto pronto. Cari Tartabini amici, chiude preparate. in decima posizione, Mirko Magni è dodicesimo, eh. Attenzione, migliorato il Mini 47593. Eccolo là con traverso in mezzo alla Però, pista. con un guizzo finale, il buon Ielmini ha dato un bel A distacco pista ai gommata Giuntini. chiude Esatto. Luigi Giorgio, chiude Cortellazzo. Vediamo Mirko Magni. Anche Paolo Mazzei, 1:48.450. Mariani, Quindi mi è perso lo scorso tempo. Azzori ha probabilmente la possibilità di andare a ciuffare Mirko Magni per la seconda posizione Press League. Quindi è lotta aperta, nelle posizioni, nelle retrovie. Sarà interessante vedere come partono. Bisogna tenere d'occhio questi due giovanotti nella partenza e nella gara, cosa concluderanno con questi 25 minuti infuocatissimi di gara 2. Signori, ci siamo. Tutti tranquilli, aspettiamo che i semafori e i piloti si schierino sulla linea di partenza per questa gara 2 finalissima di Clio Cup Italia e Sport Series.
con grandi nomi, grandi piloti, grandi sim driver, grandi giornalisti al volante e godiamoci questo grandissimo spettacolo che questi signori sicuramente dopo gara 1 ci regaleranno ancora. Esatto, io sfrutto l'occasione per fare un po' la panoramica delle livree Bravo. dei protagonisti di stasera. E Albertini in sesta posizione ce l'ha fatto a spuntarla su Guastaveglia, 47.903, Guastaveglia 47.910, anche lì 7 millesimi di differenza. Culmone in ottava posizione, Distrutti in nona posizione si migliora rispetto a qualifica 1, 1.48.279, Tartabini decimo. Qui abbiamo Paolo Mazzei in undicesima posizione, Mirko Magni appunto con Andrea Tronconi a dividere i due contendenti della seconda posizione Press League. Mirko Magni per quattro ruote, Azzori per motorsport.com. Eccoli Eccoci qua, sulla eccoci qua. griglia. Eccoci qua. Signori, siamo gara 2 finalissima. Monsieur Madame, rien ne va plus. Si accendono i semafori. Partono ora in questo momento. Partiti, partiti. Parte benissimo Zeni, parte agguerritissimo Faccin subito nella scia con Giuntini all'esterno e Ielmini che gli passa davanti. Andiamo a vedere anche Guastaveglia dietro con Albertini, lotta aperta, Distrutti in nona posizione. Eccole là, tutte le vetture schierate che prendono la pista ora in questo momento. Una bella lotta là davanti. Guastaveglia è in ottava posizione, che stasera sostituisce Max Palumbo della testata giornalistica di Press Stefano Zeni in League. quinta posizione. Stefano Zeni scivola in quinta posizione con Gielmini secondo Mamma mia! all'esterno praticamente di quello che è Giuntini con davanti Albertini e Faccin. Hai visto cosa ha fatto Faccin? Non so dove si è aggrappato, dove ha messo la macchina, ha tirato fuori le mani dal finestrino, si è aggrappato ai ciuffi di erba della pista per tenerla dentro ed è stato lì. Con Zeni in lotta aperta a un Faccin con dietro Guastaveglia che vanno alla staccata. Zeni in quarta posizione attuale, quindi il leader di classifica generale. C'è Ielmini che sta scappando via con Albertini in terza posizione. Attenzione, testa coda di Faccin al semaforo. Ah, peccato. Con Giuntini Sì. adesso sta sopravanzando. C'è un pilota ai pit. Che non ho capito chi sarà. Zeni ora in questo momento in quarta posizione, mentre davanti c'è Albertini che insegue Ghelmini. Distrutti in sesta posizione, davanti a Mazzei. Faveglia quinto. Guastaveglia quinto, ha fatto meglio di gara 1, fantastico. Eh sì, ma adesso è in lotta aperta con Distrutti. Lo vediamo qua. I due sono affiancatissimi. Ielmini ha messo l'ottava marcia e sta scappando via, caro mio. Albertini a seguire. Albertini lo insegue, si butta dentro Distrutti, prova il sorpasso, rientra dentro Guastaveglia con Mazzei che sfrutta la situazione, prende una posizione Paolo Mazzei, quinta posizione per lui ora in questo momento affiancati, i due piloti sono. Va all'esterno Filippo Distrutti, va quasi al traverso, si butta dentro Guastaveglia e prende la sesta posizione con Ignazio Culmone che li osserva da molto molto vicino. Là davanti Intanto, abbiamo la Albertini a 0,5 da Ielmini. Dimmi. esatto, sì, infatti volevo farti notare che Albertini si è avvicinato in pompa magna a Ielmini, sta cominciando a dargli fastidio, però dietro ci sono dei bellissimi duelli, come dicevi tu, in questo terzetto che è Mazzei, Guastaveglia, Distrutti. Faccin si butta dentro a Tartabini. Sì. Faccin in nona posizione ora, sta inseguendo Guastaveglia con Distrutti e Culmone in lotta aperta. Sono vicinissimi uno all'altro.
con Mazzei, Culmone, Distrutti, Guastaveglia, Zeni e Giuntini. Tutti i protagonisti sono là nella top 8 driver. Intanto Zeni si sta avvicinando a gran galoppo a Giuntini. Zeni della Melatini Racing. Eh sì, in quarta posizione, vediamo se il campione dimostra di averne di più di tutti e si mette ancora là davanti. È in quarta posizione attualmente, con Giuntini in terza posizione. Mi hanno tirato le orecchie, non è Guastaveglia, ma è Guastaveglie. Ah, Guastaveglia. Sì, no, è Guastaveglie con la E finale, non Guastaveglia. Chiedo venia per questo mio gaffe su un cognome di un pilota. Allora, torniamo a noi, torniamo in gara, torniamo a questa seconda manche infuocatissima. Abbiamo Ielmini, Albertini, Giuntini, Zeni, Mazzei, Guastaveglie, Distrutti, Culmone, Faccine, Tartabini. Queste sono le prime 10 posizioni. Poi abbiamo Sciurti, Cortellazzo, Fiorani, Magni, Azzori, Tronconi, Giorgio e Mariani, fermo ai box. Mariani si è fermato, ha detto: guardo la gara dai box. Comunque Zeni sempre molto molto vicino a Giuntini per la terza posizione, terzo gradino del podio. Guardalo, 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 molto 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 vicino. E questa veglia su Mazzei, sì, per la quinta posizione. Si sono un attimino calmati, gara 2 sono presa un pochino con calma, con comodo. Attenzione, sì, Zeni ai pit. Attenzione, Zeni ai pit. Che succede? Vediamo, succede. Percorrere la pit lane. Drive through? Vediamo se si ferma. Mi sa di sì. Drive through per Stefano Zeni, quindi rimescolamento delle posizioni. Si cresce in decima posizione, quindi Ielmini in prima posizione a un secondo e uno da Albertini. Potrebbe mettere l'ipoteca sulla vittoria di gara 2 di questa finale di Vallelunga con questo colpo di scena per Stefano Zeni con il drive through. Intanto in quinta posizione Guastaveglie è su Paolo Mazzei, sono molto 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 vicini. Inchiodatona, curva larga, pulita, sta sì, studiando ancora vedere un attimo l'avversario. È per molto portare vicino, Guastaveglie. Sì. Mazzei si deve difendere con le unghie e con i denti. Eccolo qua che si infila, ha usato un attimino troppo. Ha preso un cordolino posteriore di Mazzei. Cosa ci regala il new entry Stefano Guastaveglie per la finale di Vallelunga di questa intanto Tiro perdonami Cup. Faccin su Distrutti per la sesta posizione. Faccin purtroppo ha avuto un colpo di sfortuna ed è precipitato dopo la quinta posizione, però non demorde il mio pupillo. È lì incattivito che vuole assolutamente riportarsi a ridosso dei primi. Mancano 17 minuti alla fine. Dimmi. Gran lavoro di Distrutti per prendere la sesta posizione, ma adesso la deve difendere da un Michele Faccin intenzionato a prendere più punti possibili. Quindi, insomma, bisogna vedere come concludono. C'è questo quartetto con Mazzei, Guastaveglie, Distrutti, Faccine, sono tutti lì praticamente in un fazzoletto, mentre lì davanti c'è in questo modo Mazzei prenderebbe la leadership della Press League di gara 2 e quindi vincerebbe la sfida contro Flavio Azzori per la seconda posizione della Press League, meritatissima di Paolo Mazzei finora in questo momento. 17 minuti alla conclusione. E seguiamoli tutti e due. Assolutamente sì. Però là dietro c'è un Tartabini con Sciurti. Sciurti esatto, passa all'esterno, esatto. E vanno alla staccata. Bello anche questo duello. Non dimentichiamoci di coloro che stanno nelle retrovie, caro amico mio.
che corrono anche loro e hanno bisogno di un attimino c'è di una bella notorietà. progressione di Cortellazzo che probabilmente è in dodicesima Attenzione, posizione. attenzione, sciurti dentro su Tartabini, però sono ancora lì, Tartabini non demorde, prende, pigia il piedone sull'acceleratore. Per portarsi vicino a Shurti, non vuole assolutamente mollare quell'ottavo posto. Guastavegli intanto ha preso un secondo da Mazzei, quindi ipoteca la posizione. Giuntini è su Albertini. Giuntini per la seconda posizione è su Albertini. Quindi sono vicinissimi i due qua davanti. Con Guastavegli che invece si prende la posizione su Mazzei, ma sta rientrando Mazzei. Sul rettilineo del traguardo, adesso vanno verso curva grande. Mazzei è all'interno, Guastavegli è all'esterno. Vanno affiancati due. Il pilota patentati.it sembra che esca molto largo. Sì, infatti, esce quasi sulla riga bianca. Vanno alla staccata entrambi e si gira. Si gira Mazzei, premente. Quindi passano anche Faccin. E attenzione, passa anche Filippo Distrutti. Distrutti, come ho detto, un gran ritmo gara. Anche stasera si fa vedere un rimontone. Quinta e po sesta posizione per lui, con Faccin in quinta. E l'errore di Mazzei gli costa due posizioni. Intanto io volevo ricordarti che Guastaveglie è della Press Racing, una testata web dedicata al mondo del motorsport. C'è una di quelle testate che così si trovano nel web. Sono ormai così, hanno sostituito le versioni cartacee, però sono sempre ben note, ben accette, fanno un gran lavoro eccellente. Attenzione che qui davanti ho visto un scambio di posizioni tra Distrutti. C'è anche Faccini. Guarda questo quartetto, cosa ne sta facendo? Ma c'è un Cosa sta quartetto facendo? dietro veramente interessante, con Sì, eh sì. Cortellazzo, Fiorani, Magni e Azzori. Quindi Azzori vede la seconda posizione. Adesso Mirko Magni che cerca il sorpasso su Cortellazzo e si blocca. Attenzione al tornantino. Si sono sfilati l'uno con l'altro. Una roba mai vista. Veramente c'è Cortellazzo, ha detto Attenzione, io non ci. Faccin è passato in quarta posizione con una manovra maschia su Distrutti che è rimasto con un palmo di naso. Ha detto, ma da dove è arrivato questo? E se l'è presa di così di forza, Faccin si porta in quarta posizione. Veramente c'è Mirko Magni su Cortellazzo, è successo di tutto qua dietro con Azzori e Fiorani, ma veramente spettacolare. Con Azzori è probabilmente adesso insegue Mirko Magni che è ancora dietro a Daniele Cortellazzo. Mirko Magni sta scappando da Flavio Azzori se si vuole mantenere la seconda posizione della Press League. E qua è lotta aperta davvero con Daniele Cortellazzo che sta facendo gli straordinari per mantenersi davanti. Attenzione che qui dietro c'è Distrutti e Mazzei, sesta e quinta posizione, sono praticamente francobollati uno all'altro e lì davanti c'è il buon Faccin Eccolo che Mirko è. Magni all'esterno della Campagnano, va di traverso con un Flavio Azzori che si ributta dentro. Le distanze sono veramente molto corte, ma gara 2 della finale probabilmente sta vedendo una serie di manovre fantasiose di tutti i piloti. Un errore Esatto. di Cortellazzo. Un errore di Cortellazzo va largo alla Soratte, probabilmente si rimette nella scia di Mirko Magni che ora in questo momento è in dodicesima posizione, mentre Mazzei è attaccatissimo a Distrutti per la quinta Distrutti, posizione con dietro infatti. Guastaveglie. Guastaveglie La Press Racing. e sì, Press Racing e Giuntini ancora a terza posizione a 0,6 da Albertini. Bella sta gara 2, Bellissima, spettacolare, è successo di tutto. Io ho visto eh? Esatto. Cortellazzo che a un certo punto aveva Azzori premente a destra, Magni a sinistra, ha detto: "E adesso dove vado?" E si è piantato nel Ha mezzo. fatto una manovra a panino praticamente, insomma. Ha fatto una manovra a panino e si è piantato in mezzo al tornantino, ha detto: "Ok, fallo." Attenzione che Mazzei ha tirato fuori il gagliardetto da guerra, si sta. Mamma quanto è vicino, Distrutti.
Mamma mia. Fagli straordinari su due ruote per evitare il contatto. E lì non c'è passato un foglio a quattro, praticamente. Tra davvero, erano perché vicini. Ha saltato sul cordolo, è andato su due ruote e poi si è appoggiato probabilmente. Esatto. Sul cordolo per non prendere Mazzei, per non prendere distrutti. Catina distrutti, leggera, una bussatina per fargli dire guarda che sono qua. La staccata della Soratta, adesso bisogna vedere se Mazzei riesce a uscire bene, veloce. Dietro c'è un Guastaveglie che è intenzionatissimo a passare entrambi. Sì. Perché si sta riscattando, eh? Eh sì, adesso distrutti va interno, vanno alla frenata. Guastaveglie si riaccoda. Bello anche questo duello con Stefano Zeni in nona posizione in recupero. All'interno tornantino. Guarda, Ale. Contatto, vai. Multicontatto. E Stefano Zeni prende l'ultima botta. Esatto. Con uno shurti che si intramezza tra Guastaveglie e Mazzei. E un Filippo distrutti. È stata proprio una manovra da irruenza, praticamente. Sì, un errore. Oh, bella. Ma bella, c'è però, Giuntini bella. Su Albertini alla curva grande, si butta all'interno Giuntini e vuole la seconda posizione generale. Attenzione Tartabini alla riscossa su Zeni. Anche Zeni è lì che sta litigando con il numero 8 Tartabini e lo passa. Però Tartabini non demorde. È dura adesso, e vanno verso la Ciminino. Ancora indietro, ma ancora all'interno, affiancato a Roberto Albertini. Guarda dove è passato Zeni. Mamma mia, duello rusticano per la nona posizione tra Tartabini e Zeni. Sono praticamente francabollati. Il duello per la seconda posizione tra Roberto Albertini e Daniele Giuntini è lotta aperta in tutte le curve, è veramente impressionante quanto siano vicini, usciti dalla Cimini 2 probabilmente affiancatissimi, se la sono portati per altre tre curve. Le Tartabini punta all'interno, eh? Sì, ma comunque questi due signori qui si stanno risparmiando di bottarelle bussate tra uno e l'altro, praticamente è così... È come il gioco dello schiaffo, non so se tu te lo ricordi da giovane, sì. Ecco. E Shurti è su Guastaveglie e sta prendendo la posizione, sta cercando di mettersi all'inseguimento di distrutti, una toccatina leggerina. Giuntini ancora dietro, ancora in terza posizione quando mancano 8 minuti e 42 alla conclusione di questa finale di Vallelunga, gara 2. Attenzione, Mariani è uscito dal server, è ritirato. Ah, attenzione, peccato. C'è chi è questo con la macchina blu? Zeni. No, numero 27, Giuntini. Ecco, va all'esterno. Su Albertini. Sì, per la seconda posizione. Ma è già un giro e sono così attaccati. Perdonami, sono arrivato in ritardo, scusami. A quest'ora noi vecchietti cominciamo a perdere i colpi. Sì. Tanto Guastaveglia è ritirato Guastaveglia. Ah, peccato. Ah, che peccato. Grande duello qui davanti tra Giuntini e Albertini. Intanto vogliamo ricordare Ielmini ancora saldamente in prima posizione con 3 secondi di vantaggio probabilmente tra i due inseguitori, quindi ottima prestazione e felici Ielmini. E Giuntini veramente sta cercando di prendere la seconda posizione a Albertini, ma non è facile, eh? Eh no, assolutamente. Ha trovato un ospite molto ostico. Bussata. Colpa di Giuntini, troppa eruenza, e sta arrivando Faccin. Eccolo qua, il terzo colpo incomodo di scena, questa frenata lunga di Giuntini. Eh sì. Qui cari miei, si avvicina distrutti probabilmente. Qui, cari miei, non vorrei fare il gufo malefico, ma ha perso l'occasione, eh? Eh sì. Comunque alta la tensione, alta la competitività, entrambi volevano arrivare davanti, hanno fatto due giri veramente francobollati.
e affiancati su parecchie delle curve dove si va alla staccata. È stato un, e comunque Faccin, il mio pupillo sta arrivando su Giuntini. Bella gara, mi piace, un bel finalone di quelli giusti, accattivanti, senza un gran risparmiare di colpi. Insomma, queste sono le gare che vogliamo vedere, giusto Stefano? Assolutamente sì, infatti c'è Flavio Azzori che vede laggiù in fondo la seconda posizione della Press League perché c'è davanti Mirko Magni e deve sfruttare ogni centimetro della pista per ricucire questi 3,5 secondi che ha di ritardo. Però Mirko Magni sta facendo vedere un passo gara effettivamente più veloce, quindi potrebbe meritarsi la seconda posizione della Press League. Sono affiancati veramente in classifica di categoria a 107 punti entrambi, e chi arriva davanti veramente la spunta sull'avversario. Eh sì. Sciurti ormai è in bocca a Distrutti, sta cercando il sorpasso prima della curva del semaforo. Attenzione, scusami, perdonami, Distrutti su Faccin. No, chi è questo qua blu? Giuntini. Sesta posizione. Giuntini su Distrutti, perdonami. No, Giuntini è davanti con Faccin e Distrutti è con Sciurti. Ah, Sciurti, perché mi confondo, perché nella macchina è colorata uguale. Distrutti. E quindi Sciurti è dietro, Distrutti avanti, sta cercando di sorpassare il pilota pro. E il sim driver è lì dietro che attacca. Sì, diciamo che Shurti in questa seconda manche si è un attimino fuori, così. Sì. È venuto fuori, si è un pochino rinsavito. Sta facendo vedere delle cose egregie. Prende la scia di Distrutti. E anche dietro c'è. Chi c'è dietro? Mazzei con Zeni. E Zeni lo sorpassa, ma Mazzei risponde e lì per l'ottava e settima posizione. Adesso Sciurti è veramente francobollato, attaccato a Distrutti, punta all'esterno Alessandro Sciurti con la Campagnano. Andiamo a vedere, e anche qua Mazzei la su staccata. Zeni. Che Mazzei su Zeni, bello sto tracciato. Eh sì, bellissimo. Poi da tante occasioni di sorpasso e di grande spettacolo, eh. Eh sì. Peccato che sia poco valutato. Okay, grande duello. Guarda Sciurti lì davanti. Non sa più dove infilarsi. Eh sì, perché Distrutti sta facendo un grande lavoro di chiusura in ogni curva. Adesso punta all'interno Sciurti. Vicinissimo, adesso bisogna vedere al tornantino perché qua la questione è difficile. Eccola là. E arriva Zeni e ringrazia. Arriva Zeni e forse una posizione se non due riesce a prenderla Stefano Zeni. E Zeni ringrazia. Sfida ora in questo momento. Insomma, non se le mandano a dire, questi signori. Eh no, adesso Sciurti ha preso la posizione su Distrutti e Zeni ha praticamente scivolato dietro Mazzei addirittura. Sì. Però Zeni non demorde, guardalo, si infila all'interno. Bello questo duello, bellissimo. Tra Distrutti, Mazzei e Zeni. Fantastico, guarda Zeni. Ha fatto un sorpasso doppio. Non uno, non due. Ah, questo è un errore di Mazzei. Questo è un errore di Mazzei. Si è appoggiato perché ha preso il cordolo. E alla Cimini 2 è veramente difficile gestire quel cordolo quando ti manda in crisi l'assetto della vettura e ti solleva a metà macchina, che con l'inerzia probabilmente viene portata verso l'esterno. Andiamo a vedere Distrutti se riesce a ricucire questo secondino. Comunque, e mezzo su Sciurti. Però Stefano, 1 minuto e 50 la conclusione, dimmi tutto.
Do you remember? L'anno scorso Gelmini su a Vallelunga ha vinto il titolo del Clio Cup e stasera sì. Vince gara 2. Vince gara 2. Avrà un déjà vu? E dovrebbe vincere gara classifica pro, se non l'ha già vinta. Sì. Eh sì, eh sì. Su Albertini che è lì dietro. Bellissima, bellissimo finale, signori, godiamoci questo finalone di Clio Cup Italia Sport Series dal Piero Taruffi di Vallelunga. Un occhio ai tempi anche per Mazzei e Distrutti, però probabilmente l'ultimo giro di Felice Gelmini, mettiamo l'onboard sul volume del motore. E gas a martello! Gas a martello. Secondi la conclusione, quindi questo sarà l'ultimo giro per Felice Gelmini prima di festeggiare la vittoria della Clio Cup eSport Series in questa gara 2 di Vallelunga, che ci ha regalato tante emozioni, tanti episodi, tanti sorpassi e duelli in un campionato che è stato spettacolare, divertente da commentare, da guardare, da riguardare. Esatto. E ripeto, ho visto tre volte la gara del Mugello, non mi vergogno a dirlo. Sì. Però insomma è un gran finalone perché abbiamo Gelmini, Albertini, Giuntini, Faccini, Sciurti, Distrutti, Mazzei, Zeni, Tartabini, Culmone, Magni, Azzori, Fiorani, Tronconi, Cortellazzo, Giorgio e Mariani. Ultime curve veramente per Felice Gelmini, che va così a concludere gara 2 di Vallelunga in questa finalona. Attenzione Zeni, contatto di Zeni al tornantino e però guadagna un'altra posizione e festeggia così Gelmini, la butta di traverso sul rettilineo. Terzo Giuntini, quarto probabilmente Michele Faccini, il leader della Press League. Spunta Alessandro Sciurti in quinta posizione con Filippo Distrutti davanti a Stefano Zeni. Paolo Mazzei in ottava posizione, Paolo Tartabini in nona, Ignazio Culmone in decima. Mirko Magni ce la fa ad arrivare davanti a Flavio Azzori e prendere la seconda posizione della Press League. Motorsport.com per Flavio Azzori in dodicesima posizione, poi Massimo Fiorani conclude ora, Andrea Tronconi, un altro del Melatini Racing, aspettiamo Daniele Cortellazzo, Luigi Giorgio e Francesco Mariani, che sappiamo essere 8 giri indietro, quindi chiude ora in questo momento Luigi Giorgio e Francesco Mariani. Che gara per Gelmini, che gara per Gelmini, per Giuntini, per Faccin, per Distrutti, colpo di scena per Zeni e ottima prestazione di Albertini. Ce l'ha fatta Mirko Magni arrivare davanti al collega della Press League, Flavio Azzori, e poi che dire, dobbiamo salutare tutti. No, dobbiamo fare un ringraziamento a Renault Italia, agli amici della Fast Lane e niente, che per averci dato questa occasione stupenda di commentare questo campionato ufficiale Renault Clio Cup Italia. E che dire, Stefano, è stato un'emozione, un accrescimento così, mi sfugge la parola, sì, un accrescimento personale. Esatto, bravo, ecco, mi hai tolto la parola di bocca. Niente, che dire, salutiamo? Salutiamo tutti gli spettatori che hanno partecipato in tutte le gare, in tutte le occasioni, e chi ha riguardato anche la gara successivamente, tutti quelli che hanno scritto dei commenti, hanno lasciato un mi piace o quant'altro. E io sono stato molto molto contento di poter commentare questo campionato, mi sono divertito molto. E ringrazio appunto anch'io Fastlane e Renault Italia. Buonanotte io a tutti.
Fermo lì un attimo. Io voglio fare un ringraziamento personale a Emanuele Fasano. Lasciatemelo fare, che è sempre stato disponibile e si è sempre prestato. Grazie Emanuele di averci dato questa bellissima occasione. Perfetto. Allora, su questa immagine, allora noi chiudiamo la diretta per questa finale di Vallelunga e salutiamo a tutti, diamo una buonanotte e alla prossima. Ciao! Ciao!